Come l'Odissea e come l'Eneide, in parte, la Divina Commedia è la storia di un grande viaggio, un viaggio che Dante compie nei tre regni dell'oltretomba, nell'aldilà, un viaggio apparentemente impossibile, un viaggio che è insieme concreto, concretamente vissuto, sperimentato in tutta la sua difficoltà, ma è anche un viaggio simbolico. Allegoria, simbolo e realtà si fondono continuamente, si compenetrano in sintonia con un aspetto tipico della mentalità medievale. In questo video ripercorriamo brevemente le tappe principali del viaggio del poeta raccontato nelle tre cantiche della Divina Commedia. Il viaggio descritto nella Divina Commedia è concreto ma anche simbolico. I luoghi, gli incontri, i tempi stessi rimandano a precisi significati. Il racconto inizia all'alba del Venerdì Santo dell'anno giubilare 1300. Al tramonto del sabato, con l'amorosa guida di Virgilio, Dante ha attraversato la valle inferna ed è giunto al centro della terra. Di lì risalito, la mattina di Pasqua, si trova sulla spiaggia del Purgatorio. Con un cammino interrotto da pause di riposo, raggiunge la cima del monte nel sesto giorno di viaggio. Dopo aver trascorso la mattina nel paradiso terrestre, compiuti i riti di purificazione, comincia, in compagnia di Beatrice, l'ascesa alle rote dei cieli. La commedia si conclude al mezzogiorno del settimo, con la visione di Dio, l'amor che muove il sole e l'altre stelle.